Sento rumori di ferro, ma che cosa sta facendo? Si sta trombando il cadavere! Da Scoppia Hardware, qui è il vostro Nocola ed oggi siamo di nuovo qui su Amnesia The Dark Descent. Oddio, che è? Ho finito l'olio. Beh, ce ne ho altro. Ok ragazzi, scusatemi un attimino, un attimo di pazzia, ma cominciare il gameplay con l'idea che siamo in uno cazzo di obitorio non mi piace per niente. Che cosa è successo? Vedi Daniel? Accetuto chi? What's long? Cosa? Dove? Portiamola fuori da qui. Ma è un'ombra, come cazzo la porti fuori da qui? Ok. Calmo, ancora, calmo. Oddio, ma perché sento i suoni strani? Ah, ma sto bene, Daniel, che cazzo vuoi? Come! Sembra un film porno quando lo dici così, Conte, dir la minchia. Hop! Vai Daniel, fagli vedere chi sei. Andiamo di qua. Calma. Zitti topi! Una porta. Si può? Oh cazzo, che c'è qua dentro? E Dalgo si tornati! Un uomo nudo. I hear you breathing, Daniel. Che? Do you hear me? Have you changed? Senti il mio respiro. Ma da dove mi sta parlando? Ma che è? Conte, senti il mio respiro, in realtà ho scoreggiato. Mi sta... Fottiti, Conte! Ok. Che cazzo ci... Dico, ma... Vabbè. Po' memoria. Nell'abitato c'è un cadavere vecchio solo di un... Solo di un giorno! Oddio mio, ma perché succede questa cosa? Ma che cazzo... Ma che cazzo... Infatti che cazzo... Pisellino! Basta. Se no qualcuno si offende. Ok, che si fa? Che si fa? Che si fa? Che si fa? Ok. Apriamo qua. Oddio, cos'è? Un'allucinazione, un fungo. Temo per Daniel. Lui è imprudente. Egli è corrotto dall'ombra che si avvicina e non riuscirà a superare il cancello. Daniel, te lo dico se mi porta di le chiavi. Riuscirà ad accettarlo alla fine? Amore mio, ho visto il male in lui. Come posso affidargli la verità? Che crudele ironia che io abbia a che fare. Che io debba fare a lui ciò che Agrippa ha fatto a me. Dipende da cosa ti ha fatto Agrippa, chiunque tu sia che scrivi, cioè. Perché se. Laudano, ok. Levati dalle palle! Ops, piano piano, dalle palle. Sghiacciarino. Niente. Leggiamo la nota. Esperimenti con il vaccino che permette ai miei uomini di lavorare nella fogna dominata dalle muffe è un successo sicuro. Bravo! Sfortunatamente solo pochi servitori sono stati curati perché la procedura si è dimostrata difficile. Gli altri moriranno e alla fine dovrò nominare altri per condividere i miei esperimenti. Sempre molto umano, Conte, devo dire la verità, ma mi esprimi proprio gioia. Da notare che un'iniezione di sangue vaccinato farà scudo per passare nella fogna senza rischi di infezione. Andrà bene per il trasporto dei prigionieri. Cioè, che devo fare? Mi dovrei fare del sangue vaccinato, un acciarino. Ma ancora... Nelle palle! No, ho chiuso i cassetti con la sedia, yeah! Sono un mito. Epidemia di peste. Le strane morti avvenute tra i servitori e i prigionieri sono state finalmente risolte. Sembra che la fogna è stata aperta di recente e utilizzata come mezzo di trasporto sia infestata da strane muffe velenose. Sembra che le vittime si siano ammalate velocemente per tutto il corpo. Alcuni dei miei uomini, e me compreso, sono stati fortunatamente risparmiati da questa calamità. Che culo di merda, non potevi crepare! Ma è chiaro che questa cosa danneggia i miei piani. Sono
alcuna merda. I prigionieri muoiono velocemente, le loro vite infette, mancano dell'energia che cerco, devo iniziare a lavorare subito su un vaccino. Quindi, non è che su... questo è morto più di un giorno, ma che cazzo c'entra sta cosa? Eh sì, pisellina! Necrofilia massima, ok, basta. Che schifo. Ma sentite i suoni che fa? No. Mi si è buggata. Oddio! C'ho metà forbice nel corpo! Non la posso più pigliare! Oddio! Sentite i suoni che fa? Ciac, 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 ciac. Ciac, 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 con le mosche. Che cosa è stato? No, no! Non facciamo. No. Ehi! Oh! Oh! Fate i bravi, eh! Che cacchio c'è qua dietro? Daniel! Via, via, via! Che cazzo c'era lì dentro? Oddio! Cazzo, chi è presa Daniel? Un'allucinazione... a sfondo drammatico. Ecco. Un'altra volta. Ehi, ho capito, non c'entro più là dentro, dai. E vabbè, questo è un arco chirurgico. Forse con questo devo prendermi il sangue. Manca qualcosa. Sì, perché a questo punto penso mi devo infettare pure io con il sangue di questo per passare nella fogna. Ma purtroppo devo andare ancora in giro. Che brutto posto. Non facciamo scherzi. Ve lo chiedo cortesemente. Non facciamo scherzi. Ve lo chiedo per l'amor di zio. Cosa c'è qua dentro? Cos'è sta roba? Oddio! Perché tutti questi morti? Dove mi trovo? In un obitorio, testa di cazzo! Oddio, mi sono diventare coglione per colpa di sto giorno. Aiutate a lui, aiutate a me più che a lui, non ce la faccio più. Ci sono, cazzo, sono le campane! Che è sta roba? No, che ca... un altro! 3 giorni, è ridicolo! Che ca... non ti incazza! Questa stanza, qualcuno! Ehi, qualcuno! Everybody! Che cazzo, oddio! Sto per diventare coglione pure io! Che gioco di merda, perché ho deciso di giocarci! Se cos'è la preghiera? Ma no, io mi sento troppo. Mi fa nervoso sto gioco di una maniera. Io ho paura a raccogliere sto coso. Cos'è successo? Cos'è successo? Niente. Un promemoria. Ok, il tubicino sottile di rame trovato nell'obitorio sembra fa parte di un attrezzo chirurgico. E vabbè, ho capito, sembra cosa. Cos'è? Perché vede tutto strano, Daniel? E soprattutto perché si sente la campana che fa ripetizione? Oddio, no, no. Perché parli da solo e arranchi? Per cortesia, Daniel, topi in giro. Che poi è anche una cosa antigienica, voglio dire, topi nell'obitorio. Ma che cazzo sto dicendo? Porca miseria. No, che devo fare? Io ho paura, però dove mi nascondo in caso in cui succede qualcosa? Io ho paura che qua succede qualcosa. Vabbè. Che devo fare? Non può penetrare. Aspetta. Ah, vedi. Siringa, questa è una siringa. Non può penetrare nel calio. E che cazzo? Gli metto. No, col martello. No, non mi dire che no. No, non me lo dire, ti prego.
schifo è! Guarda come zampilla! Che schifo! Boh! Ah, il sangue non passa. Ah, quindi adesso mi devo pungere! Ma da qui devi passare dai funghetti alla tossicodipendenza! Cos'è sta roba? Aia! Ecco, mi sono infettato! Scusa mamma! Io non volevo! Che? Ah, mi sono ripreso? Già! Dettagli delle contusioni, ripigliati Daniel. Cogiuto! Scappa! Via! Via, 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 via! No, non entrare qua, non ci sono! Non ci sono, non ci sono, non ci sono! No, 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 non entrare! Ma che versi fa, oddio! Mi sto sentendo male. Dov'è? Dov'è? No, vado per finire. Io non. No, ma chi esce? Sapete come sto bene qui con i miei amici lì? Ragazzi, aspettate che tra poco arrivo. Oddio, è qua. È qua fuori. Ma sento rumore di. Oddio, Daniel sta per crepa. Sento rumore di ferro. Ma che cosa sta facendo? Si sta trombando il cadavere. Cos'è? Un mostro necrofilo questo? No, ripigliate Daniel per cortesia. Dio, Daniel sta morendo. No, io la torcia col cazzo che l'accendo. L'ultima volta che l'ha accesa mi ha inculato di brutto, violentemente. Dio, perché sento urla? Daniel, ti prego. So che me ne pentirò. Sembra che Daniel sia leggerissimamente meglio. No. L'olio è poco. Rispegnila, Daniel. Oddio, guarda Daniel come sta. Ma la musichetta è finita. Piano piano. Daniel, ripigliati. Corri Daniel, corri, 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 corri. Via Daniel, via, 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 scappa. Scappa Daniel, scappa, 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 scappa. Oddio. Minchia Daniel, non ti ripigliavi proprio, sei proprio male. Oddio mio. Daniel, io sono peggio di. Madonna, guardalo. Si flasha. Voi non potete immaginare, ma c'ha i riflessi rallentati. Sembra si sia fatto un albero di Natale, porca miseria. Dai, Daniel, siamo usciti fuori, non sei contenta? Scendiamo su, adesso che abbiamo levato l'acqua, ci siamo drogati, quindi siamo ufficialmente dei tossicodipendenti. Possiamo andare nelle fogne a ritmo di droga, perché Daniel sta veramente fuori come un balcone. Attenzione, ecco, scendiamo qua. Vedete che c'è il gas, ma non ci fa una pippa. Fogna è da un posto bellissimo che è l'obitorio. Eccoci. Penetrare letteralmente in un posto ancora più bello che è la fogna. Quindi, come voleva si dimostrare, questo gioco va a finire esattamente nella merda, nel senso figurato e letterario. Perché adesso siamo nelle fogne. Daniel si è ripigliato, infatti adesso gli sbatte solo la testa. Ed eccoci qua, arrivati nella fogna. Buonasera. C'è nessuno? Scendiamo. I funghi! Ah! Ecco da dove li prendi, Daniel! Ti ho sgamato, testa di cacchio! Ok. Che si fa? Andiamo. Co no, 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 no,
bene. Visto che anche il mostro non è d'accordo per questo episodio, cioè farmi andare avanti per questo episodio, è tutto. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, commentate e ciao ciao ciao!